Ciao a tutti e bentornati qui all'ultima parte, no, in realtà la penultima, di Spyro the Dragon. Qui dal vostro Lightning Oak. Non hai fatto ancora. Hai rovinato l'atmosfera. Io? Sì. Perché? Comunque. Perché? No, nulla. Sfida Nasty Nork. Non abbiamo neanche la salute al massimo. Neanche la salute al massimo abbiamo. Che perdente. E il ladro di chiave già se n'è andato avanti. Appena lo vedo gli infilerò la chiave. Su per le vallecole del Valdaier. Spero che nessun ascoltatore abbia studiato anatomia. Muori all'inferno, stupido ladro di chiave! Non ci credo! Ho ucciso il ladro di chiave in aria e la chiave è rimasta in aria sospesa! E ora non ci arrivo! Ora non ci arrivo! Non ci arrivo! Non te lo dire, sei un nabbo! Sono un nabbo! Ah, ci arrivo, per miracolo! Infila sta chiave nel buco. Conoscete il nabbo di Metin? Sì, purtroppo. Sì, è famosissimo. Marco, il grande Bartucci. Chissà perché tutti i deficienti si chiamano... no, lui non è, no, assolutamente. Volevo dire, in senso figurato. Si chiamano Marco, escluso me. Ci sono talmente video parodie che... Sì, sono più famose le parodie che il suo video originale. Come il Nemesis di Umberto. No. È vero. E ora ci accingiamo a battere il mostruoso Nasty Nork. Sapete che se ho lasciato una gemma indietro adesso è impossibile recuperarla? Quindi devi rifare il let's play da capo. No, devo rinascere, mi devo uccidere e reincarnarmi in me stesso. Vivere 20 anni, iscrivermi a YouTube e decidere di rifare il, di fare il let's play di Spyro, rifarlo da capo e riprovare per vedere se la, se la riesco a prendere tutto. Se la sbaglio anche stavolta. Stronzo di merda, ha rifatto la strada da capo. Dai, se dimentichi gemme è più divertente perché inizi a urlare. Già, perché poi è divertente per me. Sto raggiungendo Nasty Nork e la gara si produce molto, come si dice, interessante. E muori all'inferno, ciccione obeso di merda, verde come Hulk ma puzzolente come mio fratello. E ora una sfida a tempo, dobbiamo assolutamente raggiungere Nasty prima che le piattaforme che vedete davanti a voi si appiattiscano troppo sotto al muro. Siamo a quota 400 gemme. Le ultime gemme che rimangono usciranno direttamente dal culo di Nasty Nork una volta ucciso. Siamo ormai alla fine, siamo alla fine. Nasty Nork, saluta tua nonna. Preparati a morire. Divertiamoci un po'. Va all'inferno, brutto stronzo. Abbiamo ammazzato Nasty Nork. Si è bloccato. Si è bloccato. Ah no. È arrosto. Regna di nuovo l'ordine nella terra dei draghi. Beh, quasi. Ho ancora un tesoro da recuperare. Che cosa farai ora? Direi che il limite è il cielo. Un volume elevato esce dal buco degli altoparlanti. Che sta succedendo? No, è morto. No, io non me lo vedo la cosa finale. Mi vedrò quella di... Scusate se accelero a velocità. Non posso accelerare più di così. No, stiamo scherzando. No, ma stiamo scherzando. Scherzate! No, stiamo scherzando. Io non posso vedere questa presentazione. Dura qualcosa come 2 minuti. E io in 2 minuti mangio un barattolo di Nutella nel frattempo. Sprecherai 2 minuti della tua. È finito il gioco. Ho ammazzato Nasty Nork, ma manca il tesoro di Nasty. Yeah. Universal Interactive Studios. Sony Computer Entertainment Europe presents Marketing Manager
Public Relations Manager, Manual Editor. Ah, anche quello che ha scritto il manuale, tra l'altro tradotto molto bene in italiano. Hanno tradotto quando Spiro carica, l'hanno tradotto quando Spiro va all'assalto. Va all'assalto. Ah, cozza. Quando Spiro cozza contro i suoi nemici. Cozza e vongole. Questi sono tutti i doppiatori. Dammi il cellulare, vai, dammi il cellulare. Mi serve, devo scrivere un messaggio. Dammelo e dammi il cellulare. Perché giochi anche qua City Blocks? Ci stai giocando già sul mio cellulare. Perché il tuo è completo. No, stati fermo e fammi leggere. No, scusa. Lascia Gesub che non sei altro. Una foto esclusiva di Letting Go. No. Nessuna pecora è stata ferita durante la realizzazione di questo gioco. Qualche orco, ma nessuna pecora. Fortissima la frase finale. La frase finale di Spyro in inglese, che tra l'altro l'ho imparato a tradurla 2 anni fa, credo. Da piccolo non capivo un Kaiser. E il boss è battuto. Nel prossimo episodio, beh, recupereremo il tesoro di Nasty. Alla prossima, qui dal vostro Lightning Oak. È un sorcio, voi.